Pochi minuti dopo le 19, questo significa che inizia Talento che Passione. Sono Chiara e staremo insieme la prossima ora, ma in realtà non sarò da sola, perché anche questa volta avremo un ospite collegato con noi al telefono, e in questo caso si tratta di Leonardo Castellani, musicista. E quindi insomma parleremo un po' di musica, parleremo delle sue esperienze, come si è avvicinato al mondo della musica, qual è il suo rapporto con la banda, perché anche Leonardo è musicista all'interno della banda, e poi anche questo binomio tra la sua appunto laurea, insomma il suo percorso di studio in fisica e la musica. Questa cosa mi incuriosisce parecchio, quindi insomma cercheremo con Leonardo di andare ad approfondire diversi aspetti e cercare insomma anche un po' di capire qual è stata la sua scelta, perché si è avvicinato al mondo della musica, e insomma ci faremo svelare anche qualche progetto futuro, insomma se riusciamo, e insomma se appunto Leonardo ci darà così qualche anticipazione. Noi siamo sempre curiosi, vorremmo sempre sapere qualcosa di nuovo, cercare così di indagare, perché insomma poi la musica effettivamente ci dà gioia, ci accompagna un po', la musica in tutte le sue i suoi stili, le sue forme, quindi insomma ci dà entusiasmo sicuramente. E intanto che recuperiamo Leonardo al telefono, cosa facciamo? Ascoltiamo insieme un po' di musica e poi iniziamo subitissimo a parlare con Leonardo Castellani. E bentornati a Talento che Passione. Come vi avevo annunciato, abbiamo un ospite collegato al telefono, Leonardo Castellani. Ciao Leonardo. Ciao Chiara. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie di avermi chiamato per questa intervista. Saluto te e tutti gli ascoltatori. E noi partiamo subito con la prima curiosità. Benissimo. Ecco, quando è nata la tua passione per la musica? C'è un episodio, un momento particolare che ricordi? Guarda, la mia passione per la musica è nata fondamentalmente perché i miei genitori mi hanno fatto studiare pianoforte quando ero bambino, praticamente dai 6-7 anni fino agli 11 anni circa. Io prendevo lezioni private di pianoforte a casa con un maestro privato, e in questi anni di lezioni ovviamente non erano impegnative come fosse stato un conservatorio, però ho fatto lezioni abbastanza seriamente e ho capito le cose fondamentali. Ho imparato a leggere la musica, ho imparato rudimenti di solfeggio e ho cominciato a imparare quello che succede quando si imparano i pezzi di musica, cioè che tu riesci a far fare alle tue mani delle cose che sorprendentemente pensavi impossibili. Sì. E poi impari i pezzi a memoria. Ho imparato che quando impari i pezzi a memoria sembra che le mani sappiano a memoria da sole le cose, cioè tu ti sembra di non ricordartelo e poi le tue mani se lo ricordano. È vero, infatti anche io ho studiato pianoforte e posso confermare, dal mio piccolo posso confermare. E poi ci racconterai appunto il passaggio al flauto traverso, ma intanto ascoltiamo un po' di musica su Radio Curta Tune. E siamo di nuovo qui a Talento che Passione, abbiamo in collegamento telefonico Leonardo Castellani. Leonardo, parlavamo prima del pianoforte e adesso insomma vorrei parlare del tuo strumento, il flauto traverso, perché appunto ti sei diplomato in flauto traverso. E come ti sei avvicinato allo studio di questo strumento? Ti stavo dicendo del pianoforte. Io quando compiuto 11-12 anni, quell'età lì, mi sono stufato e non volevo più sapere di musica, ma poi verso i 16-17 anni mi sono messo a fare musica con gli amici suonando il sassofono, e facevamo jazz col sassofono, e io facendo queste cose mi sono anche comprato un flauto perché mi piaceva moltissimo il flauto, e ho suonato con questi amici, gruppi di amici, jazz sostanzialmente, sassofono e flauto per un po' di anni. Dopodiché ho interrotto di nuovo perché ho studiato altre cose, mi sono iscritto all'università, poi mi sono messo a lavorare, e
in età più adulta ho detto che mi sarebbe piaciuto dare una dimensione più concreta alla mia passione per la musica e ho scelto di studiare il flauto perché mi piace molto lo strumento, mi piace per come si produce il suono del flauto e perché fra il sassofono e il flauto per uno studio diciamo classico il flauto ha più repertorio, più storia, più letteratura. Certo. Perché io appunto ormai adulto però mi sono messo a studiare privatamente tutti gli esami di conservatorio fino a diplomarmi in flauto al conservatorio di Parma. Però complimenti sia per intanto una grande passione ma anche per la tenacia e per l'impegno e adesso ascoltiamo ancora un po' di musica insieme qui su Radio Curtatune e poi ci parlerai anche della tua esperienza come insegnante. E su Radio Curtatune a Talento che Passione abbiamo al telefono Leonardo Castellani. Leonardo, appunto, sei musicista ma insegni anche musica. Cioè, cosa provi quando insegni e quando suoni? Sono sentimenti, sensazioni diverse? No, guarda Chiara, direi che posso dire per entrambe le esperienze la stessa cosa. Ci sono due aspetti fondamentali. L'aspetto di apprendimento tecnico della musica, cioè tu impari con la mente a controllare tutte le parti del corpo che servono, nel caso del flauto oltre le mani anche la bocca ovviamente, ma anche il respiro, la gola eccetera, e questo ti permette di risolvere le difficoltà, cioè sostanzialmente di suonare pezzi che la prima volta che li senti dici non riuscirò mai a suonare questa cosa, invece vedi che un po' alla volta ci riesci, risolvi questa difficoltà e questo ti fa capire che il cervello è plastico e impara. Il secondo aspetto è quello di fare musica, cioè di dare espressione, perché la musica è un linguaggio e questo si impara sostanzialmente suonando insieme con gli altri e quando hai imparato a esprimerti insieme con gli altri poi ti esprimi anche da solo. Questo è importantissimo, quindi anche nell'insegnamento bisogna poi portare i ragazzi a suonare insieme con gli altri, cosa che nella nostra banda è molto, molto facile fare e le occasioni sono interessanti. Ecco. Ecco, infatti a proposito di banda, poi arriviamo così con l'ultima curiosità di questa puntata, appunto ci parlerai anche della banda Città di Mantova, sì, quindi esatto, un po' certo. Di musica e poi torniamo e parliamo appunto della banda Città di Mantova. E ultima parte di Talento che Passione in compagnia di Leonardo Castellani. Leonardo, appunto, parlavamo della banda Città di Mantova dove tu suoni dal 2014. Ci puoi dire, insomma, tre aggettivi, tre parole per definire la tua esperienza con la banda? Guarda, la mia esperienza con la banda mi fa venire in mente, sì, diciamo come in primo luogo l'amicizia, perché la banda è un gruppo di un considerevole numero di persone, siamo almeno una trentina, e ovviamente facciamo tante cose assieme e nasce l'amicizia, nascono dei bei rapporti di amicizia. Un'altra parola che mi viene in mente e che è molto importante è la concentrazione, perché quando si suona assieme bisogna essere estremamente concentrati, questo ce lo dice sempre anche il nostro amato maestro direttore Alessio Ortoni, e che quando sbagliamo il 90% delle volte non è un problema tecnico ma è perché semplicemente non siamo concentrati, e questa è una bellissima cosa da suonare assieme in banda. E la terza cosa importantissima che mi viene in mente è il rispetto, perché in banda siamo persone diversissime, andiamo dagli adolescenti agli ottantenni, veramente persone di tutte le estrazioni sociali, mi viene da dire, che fanno i lavori più diversi, più sì, disparati, effettivamente sì, esatto. È così. E quindi siamo lì che cerchiamo di suonare assieme, ciascuno di noi a volte suona bene, a volte sbaglia, e quello che ci vuole è il rispetto per l'altro sempre, esatto. Anche quando l'altro sbaglia, perché poi la volta dopo sbagli tu. È già un po' una catena che cercheremo adesso di spezzare virtualmente con un po' di musica. Ultimissima parte di Talento che Passione, io ringrazio ancora una volta Leonardo Castellani per aver risposto un po' a tutte le curiosità che avevo
Il tempo, quando poi ci sono le interviste, ragazzi, cioè io starei qua delle ore a chiedere cose ai nostri ospiti, ma ahimè, insomma, non si può, dobbiamo un pochino rispettare i tempi. E appunto nel rispetto dei tempi, adesso vi lascio appunto i nostri contatti. Allora, numero di WhatsApp, per interagire con noi. 379-18-00987, potete anche interagire attraverso le nostre pagine social, quindi siamo presenti sia su Facebook che su Instagram, quindi potete inviarci messaggi, potete commentare, potete anche fare delle storie ben gradite taggandoci, così insomma poi noi vi repostiamo sul nostro profilo, vi condividiamo, insomma cerchiamo come dire di interagire appunto tra di noi. E per partecipare in puntata, mi stavo dimenticando, per partecipare in puntata potete inviare una mail a talentochepassione@curtatune.it, ripeto la mail, talentochepassione@curtatune.it, e in questo caso potete anche già presentarvi, così insomma ci fate subito sapere un po' il vostro ambito di riferimento, il vostro settore artistico, così insomma poi ci scambiamo email e iniziamo così a vedere se possiamo, come dire, trovare la quadra e farvi intervenire qui in trasmissione. La serata è ancora lunga qui su Radio Curtatune, io vi invito sempre a seguire la nostra programmazione. Vi auguro buona serata, ci sentiamo mercoledì prossimo. Ciao a tutti da Chiara!